Grazie a questo incontro della serata e devo innanzitutto insomma doverosamente ringraziare tutti voi per la presenza. E vi dico che questo incontro noi l'avevamo programmato già da tempo, nel solco di una serie di incontri che erano l'intento per il Partito Democratico di affrontare un po' i problemi fondamentali che interessano, attanagliano un po' la società castoriana, nell'intento diciamo di sviscerarli e poi di tirarne fuori e così una nostra analisi da concretizzare in progetti, in proposte, magari poi da condividere diciamo con i partiti del centro-sinistra. Indubbiamente gli eventi degli ultimi giorni, mi riferisco diciamo all'accelerazione della crisi di questa amministrazione giunta oramai e per fortuna a termine, hanno un po' stravolto l'agenda politica, ma ciò nonostante noi abbiamo ritenuto doveroso confermare questo appuntamento. Questo vuole essere un po' la testimonianza, il taglio diciamo che il Partito Democratico intende dare a questa campagna elettorale. Magari qualcuno sorriderà perché in questo momento sarà intento a concordare in sale, in stanze racchiuse, diciamo, degli accordi elettorali. Noi preferiamo stare sui fatti, preferiamo stare sui problemi della città, affrontarli, metterci in discussione e confrontarci con la cittadinanza con delle nostre proposte. E quindi, come avevamo intenzione, a questa seguirà diciamo in pratica poi un'iniziativa, vedremo sul CUC e magari sul lavoro, così come avevamo in programma. E non mi dilungo di più su questo argomento perché ricordo a me stesso e pure agli oratori che mi seguiranno che abbiamo l'imperativo di essere piuttosto brevi. Pochi dati molto succinti che mi venivano in mente rispetto diciamo a questa problematica della scuola, della formazione. E leggevo un po' di tempo fa che l'Italia è l'unico fra i paesi ad economia avanzata che negli ultimi 10 anni ha visto ridurre il reddito pro capite, il che significa che calcolando solo al netto dell'inflazione noi siamo più poveri rispetto a 10 anni fa di almeno un 15%. Nel frattempo si è incrementata la disoccupazione fino all'ultimo dato che indica una disoccupazione giovanile al 29%. I due dati secondo me vanno letti in maniera incrociata, diciamo sinergica, nel senso che indubbiamente laddove non si crea sviluppo non vi è, lo sviluppo non si crea perché non vi è formazione, non vi è cultura, non vi è scuola, non vi è innovazione. E altri dati per il rispetto ai quali riflettevo, negli ultimi mesi gli studenti italiani hanno protestato contro la riforma Gelmini, gli studenti inglesi contro gli incrementi delle tasse, gli studenti e francesi contro l'innalzamento dell'età pensionabile, stranamente gli studenti tedeschi non hanno protestato. Mi viene da chiedermi se questo avvenga semplicemente perché la Germania cresce, perché il PIL della Germania è in crescita, perché la disoccupazione è in calo. Dati che sembrano così del tutto dissociati, ma che in realtà secondo me sono da leggere alla luce di una preoccupazione dei giovani per il proprio futuro. I giovani giustamente riconoscono quello che demagogicamente è riferito tante volte, diciamo di essere la prima generazione che drammaticamente avrà aspettative di crescita, di sviluppo, di benessere nettamente inferiore rispetto alla generazione dei propri padri. E questo diciamo è un elemento che dobbiamo sicuramente diciamo in pratica leggere e che può essere invertito come dato di tendenza unicamente investendo sulla formazione, sulla scuola, sulla innovazione. Ora mi avvio al termine perché sicuramente gli oratori entreranno più nel tecnico, nello specifico delle proposte e della tematica. Io riflettevo nel venire qui su di una domanda che mi pose qualche giorno fa un amico che incrociai diciamo in una sezione. Mi disse: tu come immagini il futuro? Io vi so dire che non so dare risposta diciamo in pratica a questa domanda, vi so dire semplicemente che non so cosa possa accadere in un futuro prossimo, in un futuro tantomeno remoto. Vi so dire quello che mi auguro che non accada più. Io mi auguro da medico di non vedermi più dall'altro lato della scrivania un anziano che drammaticamente mi chiede sul suo stato di salute, chiarendomi: attenzione dottore, non è che sono preoccupato perché ho timore di morire, ma perché la mia pensione è indispensabile per sostenere mio figlio, per sostenere mio nipote, per sostenere un precario, per sostenere un familiare espulso diciamo dal circuito del lavoro.
Quindi il futuro, mi immagino un futuro, diciamo, in pratica di sviluppo, e so che abbiamo l'imperativo, diciamo, presente di impegnarci affinché si inverta questa tendenza generazionale, quindi si rinnovi il ciclo naturale dell'anziano, che possa abbandonarsi, diciamo, al corso della vita, sicuro di avere al proprio accanto un giovane, un figlio, un nipote che realizzato possa assistere nel migliore del mondo. E questo può avvenire solo investendo in cultura, investendo in formazione e in scuola. Ora passo la parola, abbiamo un programma in realtà, diciamo in pratica, proiezione di un filmato che riguarderà pochi minuti, sulla situazione scolastica a Casoria, dove drammaticamente parlare di scuole di cultura, purtroppo non siamo costretti a non volare alto, ma si scontra con i bisogni immediati, diciamo, dell'edilizia scolastica, dell'assenza di fondi e di quant'altro diranno i relatori. Ora passo la parola a Susi Pagliuca, segretaria della segreteria regionale responsabile per la scuola.